Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Noi Malati di Footage. Siamo qui, io sono qui, sono Elin, trovate il mio canale in descrizione per fare l'analisi del quarto Team of the Week di FIFA 15, che presenta giocatori veramente molto interessanti come tutti i Team of the Week finora usciti. Allora, partiamo subito dal portiere De Gea. Devo dire che lui se l'è meritata veramente tantissimo questa versione IF, ha fatto delle parate assurde contro l'Everton, quindi si merita il 90 in tuffo e il 90 in riflessi. Le altre statistiche nel complesso sono molto buone, notiamo un 86 di rinvio, che per un portiere è una statistica veramente molto alta. Difensori centrali abbiamo Naldo e Bonucci, oltre a Ricardo Carvalho, che però non vado ad analizzare perché non è molto interessante come giocatore. Bonucci, allora, Bonucci ha fatto un gol bello, regolare, non regolare, questo non lo stiamo adesso a decidere, però ha fatto un bel gol. Non so dire se si merita questa versione IF, perché comunque sia la Juve ha preso due gol, però 70 di velocità, 82 di difesa, 81 di fisico è una buona carta, non la prima scelta ovviamente in Serie A, però sarà una buona carta che secondo me costerà sui 20.000 crediti, anche meno. Naldo, l'unico problema di questo giocatore sono i work rates, ovvero alto medio, per il resto giocatore fenomenale, veloce, forte fisicamente, ottima difesa, 86, veramente tanto, brasiliano della Bundesliga, strong link, hyperlink anzi, con Luiz Gustavo che gioca nel Wolfsburg ed è brasiliano, quindi ottimo per le ibride, insomma è sicuramente un giocatore molto interessante. Passiamo a Ivanovic, peccato che sia un terzino destro perché ha statistiche prevalentemente, a parte i work rates, da difensore centrale. Come terzino destro io mi sento di non consigliarvelo perché è molto lento, non ha passaggio, non ha dribbling e sì, è vero, un'ottima difesa, un ottimo fisico, però per un terzino serve più la velocità, perché dovrete andare ad affrontare delle ali e le ali, insomma, sono molto spesso molto veloci. Come per esempio è molto veloce Lorenzo Insigne, 89 di velocità, 87 di dribbling, passaggio 79, buono, il tiro un po' meno, però io so che sarà sicuramente molto buggato, non ho idea di quanto possa costare. Comunque sia, se voi avete un dubbio, io vi consiglio di tenervi il vostro El Shaarawy, il vostro Gervinho, perché comunque si accosteranno di meno e saranno più o meno simili. Robben, che dire su questo giocatore? Assolutamente niente, cioè Robben è un mostro, per chi se lo può permettere, veramente auguri. 94 di velocità, 93 di dribbling, 89 di tiro, 85 di passaggio. Giocatore veramente, non c'è da aggiungere niente, fenomenale. Passiamo all'attacco, due giocatori interessanti, Lacazette e Martins. Partiamo da Lacazette, il francese del Lione. Perfetto giocatore per questo FIFA, a mio avviso, perché ha velocità, dribbling e tiro. Ottimo, anzi buon fisico, 74. Un passaggio decente con 70 e secondo me lui costerà tanto perché è forse l'unico attaccante francese molto buono della Ligue 1, per le ibride, quindi è molto molto importante, insomma sarà un giocatore molto utilizzato per me nelle ibride con le squadre francesi o della Ligue 1. L'ultimo giocatore, Obafemi Martins, 94 di velocità e qui ho detto tutto, 80 di tiro che non è per niente poco, 78 in dribbling, 5 stelle di piede debole, ricordiamoci, e questo lo renderà sicuramente un giocatore devastante. Soltanto che ovviamente gioca in una lega poco conosciuta, o comunque non poco conosciuta ma poco usata. Attenzione perché è nigeriano, lo potete linkare con Emenike, basta che poi non giocherete contro di me, perché insomma sarà una disfatta sicuramente. In panchina non ci sono giocatori particolarmente interessanti se non questo norvegese Bronzo, che ha 72 di tiro, che è veramente tanto per essere un bronzo. Per il resto, insomma, non ci sono giocatori degni di nota. Se non lui, che insomma, se fosse stato un centrocampista centrale, sarebbe stato un gran giocatore. Invece, è un esterno destro. Quindi, niente, questo è il quarto Team of the Week di FIFA 15. Ditemi che cosa ne pensate sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.